L'Italia di Spalletti ha fatto il suo esordio nella competizione per le qualificazioni ai campionati europei con due risultati ondivaghi. Il primo, il pareggio in Macedonia a Skopje, su un campo impossibile e volutamente bagnato dai dirigenti della federazione macedone perché avevano puntato tutto sulla fisicità della loro squadra e devo dire ci sono riusciti in pieno perché al di là di tutto la squadra di Spalletti era impossibilitata a giocare palla a terra, soprattutto sugli esterni, cosa che non è stata molto rimarcata dai media, anche perché Spalletti ha voluto subito togliere alibi, ma è chiaro che la situazione del campo impraticabile, non poteva favorire soprattutto il gioco sulle fasce laterali ed è proprio lì che in particolare la squadra di Spalletti ha fallito, cosa che invece non ha fatto nella successiva partita contro l'Ucraina, quando è riuscita a tenere in campo giocatori come Zaniolo e Zaccagni con Raspadori schierato al posto di Immobile, che hanno creato molto movimento. Hanno creato la superiorità numerica anche grazie agli inserimenti, soprattutto di Frattesi, lanciato dal primo minuto e autore della doppietta che ha finalmente bagnato i galloni di Spalletti da CT con una vittoria. È una nazionale che purtroppo è figlia del campionato, è una nazionale che non può contare su molti, molti giocatori italiani, visto che oltre il 64% dei giocatori che scendono in campo nei turni di campionato sono stranieri. Però Spalletti sta cercando di dare motivazioni, di dare quelle emozioni e soprattutto di dare la convinzione ai giocatori di essere e di avere una mentalità vincente. È riuscita contro l'Ucraina, che è sembrata di gran lunga formazione molto più coesa e compatta della Macedonia e quindi speriamo che nelle prossime gare, ricordiamo che l'Italia ha 7 punti come Macedonia e come Ucraina, ma ha una partita in meno disputata. E dalla nazionale passiamo subito al campionato. Un campionato che sabato vivrà il suo momento clou perché giocheranno le squadre impegnate successivamente tra il martedì e il mercoledì nella prima giornata di Champions League. Partite importanti su tutte, spicca il derby Inter Milan, un derby condizionato però proprio dalle convocazioni dei vari giocatori stranieri nelle rispettive nazionali, perché molti torneranno soltanto giovedì e quindi sia Inzaghi che Pioli avranno non più di 48 ore per preparare questa partita per la quale è già previsto il sold out al Meazza. Un'altra partita importante sarà quella che giocherà Lazio contro la Juve a Torino e lì bisognerà capire se effettivamente la Lazio di Sarri è quella vista a Napoli o purtroppo quella ondivaga delle due precedenti giornate di campionato. Infine il Napoli a Genoa, Garcia alla prova del 9, contro una squadra come quella di Gilardino che ha 3 punti in classifica, che dopo la batosta iniziale contro la Fiorentina si è ripresa bene andando a vincere proprio contro la Lazio all'Olimpico e quindi sarà un test duro per un Napoli che ancora non ha risolto soprattutto i problemi contrattuali con Osimhen, con Kvaratskhelia e con Zielinski. Il presidente dice non ci sono problemi, la verità è un'altra. Perché è vero che i giocatori sono blindati con contratti ancora di 4 e 2 anni, ma è anche vero che sono giocatori che hanno oggi una valutazione di mercato data dallo stesso De Laurentiis esorbitante, 290-100 milioni per il Giorgiano, per cui un adeguamento di contratto si impone ed è giusto che gli agenti facciano il loro dovere, il loro lavoro per i propri assistiti. Veniamo alla prima giornata di Champions. Il Napoli giocherà a Braga in Portogallo, l'Inter andrà in Spagna col Real Sociedad, mentre invece Lazio e Milan giocheranno in casa.
La Lazio con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che è un ex e che sicuramente ci terrà molto a fare bella figura nel suo vecchio stadio, mentre il Milan troverà come ostacolo il Newcastle, arabo dell'ex Tonali. Quattro partite che daranno l'ulteriore conferma se il calcio italiano è un calcio che ha portato nella scorsa stagione tre squadre nelle tre finali delle competizioni europee, o se è un calcio che con i petrodollari arabi prenderà soltanto soldi dagli arabi e perderà ancora un pochino di qualità a livello internazionale. Alla prossima!